Se stai facendo marketing sui social per la tua attività, prima o poi ti scontrerai con un grosso problema, ovvero non sapere che cosa postare. Ti potrà capitare di non avere più idee per creare contenuti che siano utili e interessanti per le persone che ti seguono e che accrescano la tua popolarità e la tua autorevolezza online. Se questa cosa ti è già capitata, non ti preoccupare, ci siamo passati tutti. In passato ho già fatto un video in cui spiegavo come creare un piano e un calendario editoriale per i social e nel quale spiegavo il mio metodo grazie al quale praticamente puoi avere una fonte quasi inesauribile di idee per i contenuti. Oggi vi voglio mostrare un nuovo metodo per trovare idee per i contenuti che non sostituisce quello vecchio di cui parlavo nell'altro video, ma anzi lo integra. Comunque io vi consiglio di vedere sia questo video qua fino alla fine che quello vecchio e anche di scaricare il template di cui parlavo in quel vecchio video. Comunque vi metto tutti i link in descrizione. Questo metodo di cui vi parlo oggi è buono perché vi consente non solo di trovare nuove idee, ma anche di trovare idee per contenuti che abbiano un'alta probabilità di ottenere un buon engagement, ovvero commenti, like e condivisioni, e presto vedrete perché. E come vedrai, per questo metodo che vi illustro oggi sfrutterò anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma non nel modo che pensi tu. Prima di andare avanti, se non mi conosci, mi presento, io sono Massimiliano Bellini e questo contenuto che stai vedendo è frutto di anni di esperienza sul campo e di studi e lo sto divulgando qua gratuitamente su YouTube. Se vuoi sostenere questo mio lavoro, puoi farlo lasciandomi un bel mi piace a questo video e poi ti consiglio anche di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video di questo canale. E adesso iniziamo. Ok, eccoci qui nello schermo del mio computer. Allora, come vedrete, questo metodo di cui parlo adesso praticamente si basa sull'idea di andare a vedere direttamente che cosa chiedono, quali sono i dubbi delle persone che sono nel nostro pubblico target, che sono i nostri potenziali clienti, vale a dire andiamo a vedere che cosa chiedono le persone, quali sono i loro problemi relativamente al settore, al servizio e prodotto che noi vendiamo. Quindi andiamo ad intercettare proprio una domanda esplicita e quindi successivamente noi sulla base di queste possiamo creare dei contenuti che vadano proprio a rispondere direttamente a questi dubbi, a queste domande che fanno esplicitamente le persone che fanno parte del nostro target. In questo modo noi potremo fare dei contenuti di valore, ovvero quei contenuti che forniscono informazioni utili che risolvono i problemi del nostro pubblico e che sono quelli che nel tempo ci permettono di ottenere autorevolezza e di conquistarci la fiducia appunto delle persone del nostro pubblico. Poi ci sono anche altri tipi di contenuti, ad esempio ci sono quei contenuti proprio progettati direttamente per vendere, oppure ci sono quelli di awareness per farci conoscere, per far conoscere i valori del nostro brand, però quelli sono un'altra cosa e comunque ne parlo già in un altro video di cui ti metterò anche qui il link in descrizione. Quindi andiamo a vedere operativamente proprio come funziona questo metodo di cui ti parlo oggi. Qui siamo su Facebook e noi cosa facciamo? Andiamo a cercare gruppi Facebook, perché sui gruppi Facebook le persone appunto fanno delle domande e noi riprendiamo un po' l'esempio dello scorso video in cui si faceva l'esempio di un account Instagram che parlava di giardinaggio, magari per un negozio di giardinaggio che vende piante, e quindi andiamo subito a vederci fra i gruppi se noi troviamo giardinaggio. Andiamo un po', cerchiamo su Facebook giardinaggio e poi andiamo a gruppi. Vediamo un po'. Ecco, guardate qua quanti gruppi Facebook ci sono sul giardinaggio. Questa roba qui è oro, perché noi possiamo andare a trovare un sacco di informazioni. Apriamo il primo. E noi cosa facciamo adesso? Andiamo a copia e incollare tutte le domande che fanno le persone. E ce le mettiamo in un bel file Google Sheet, ovvero una specie di file Excel. Ecco, iniziamo subito. Questa qui chiede, avrei bisogno di un consiglio, Ortense. E noi le mettiamo qua, in questo file, in questo foglio, che ho chiamato domande frequenti. E ce le appuntiamo tutte una per una. Ecco, questo chiede consiglio sulle begonie. Noi ce le appuntiamo. Ecco, questo qua chiede se gli va data acqua oppure no alla pianta. Insomma, classiche domande di chi si occupa di piante. E ripetiamo questo processo finché non abbiamo un numero considerevole di domande raccolte. Tra l'altro, vi faccio notare che ciascuna di queste domande che fanno le persone potenzialmente può essere la base per un contenuto. Un nostro video, magari un reel, oppure anche un video lungo di YouTube, oppure un carosello, può già essere la risposta a una di queste domande. E noi sappiamo che c'è una buona probabilità che sia un contenuto valido, che piace alle persone, perché risponda a delle domande che altre persone hanno già fatto. Ovviamente più informazioni raccogliete meglio è, e ovviamente qui io sto prendendo le domande da un gruppo Facebook, ma come vedete ce ne sono tantissimi. Quindi prendetele da diversi gruppi Facebook. Ora, io questo processo non ve lo faccio vedere tutto, perché penso si sia capito, però sarebbe troppo lungo da farlo vedere tutto, ma io ieri già mi ero preparato appunto un file Google Sheet con una quindicina di domande. Perché? Perché adesso voglio far vedere un ulteriore step che rende questo processo, diciamo, ancora più vantaggioso. Adesso vedremo perché.
Perché adesso noi cosa facciamo? Tutte queste domande che mi ero copio e incollato ieri, io le ricopio un'altra volta e le metto su ChatGPT. Io a ChatGPT gli vado a fare un bel prompt e gli chiedo: sulla base di questi post raccolti da diversi gruppi Facebook italiani sul giardinaggio, anzi, analizzando, vai. Indicami quali sono i dubbi e le domande più ricorrenti degli utenti. Poi io gli faccio un bel aperte virgolette, incollo e chiudo virgolette e vediamo un po' cosa mi dice il nostro amico ChatGPT. Ok, ecco, vedi, come potete vedere, già mi sta dando delle indicazioni molto preziose. Mi sta dicendo: dall'analisi dei post raccolti emergono diverse domande e dubbi ricorrenti. Le tematiche principali sono problemi di salute delle piante, come c'era da aspettarselo, foglie che appassiscono, si seccano o ingialliscono, rododendroli in cosperno. Poi, secondo tema, fioritura mancata o anomala, irrigazione e cura, problemi specifici con frutta e verdure, identificazione dei problemi specifici, talee, eccetera, eccetera. Come potete vedere, questi 8 punti sono già degli ottimi punti di partenza sulla base dei quali andare a ideare dei contenuti per i nostri social. Questo è vero, è oro, sono informazioni preziosissime. Prima di andare avanti vorrei parlarti dei servizi che posso svolgere io direttamente per la tua attività. Io offro un servizio di gestione social network, inclusa la creazione dei contenuti e l'ideazione e la creazione di piano e calendario editoriale, e anche la gestione e il lancio delle campagne di advertising, ovvero le famose inserzioni sponsorizzate su Facebook e su Instagram. Se sei interessato ai miei servizi, ti invito a contattarmi al link che trovi in descrizione e io ti offrirò una prima consulenza gratuita di 30 minuti in cui ci conosciamo e vediamo se posso fare caso tuo. Mi raccomando, contattami al link in descrizione. Ma andiamo avanti, perché non finisce qui. Infatti, i gruppi Facebook non sono l'unico luogo da cui possiamo raccogliere informazioni o domande che fanno le persone del nostro pubblico. Sono svariati i posti online da cui possiamo prendere queste informazioni, forum di settore ad esempio, Quora, ma un altro sito da cui prendiamo molte informazioni è Reddit, ok? Quindi noi facciamo lo stesso lavoro con Reddit, però in questo caso vi voglio fare vedere un upgrade, diciamo, lo facciamo in un modo diverso. Intanto io ho trovato questa sezione di Reddit dove appunto si parla di giardinaggio in italiano. Come potete vedere qua ci sono tantissime domande che fanno le persone riguardanti le piante. Ecco, però questa volta da Reddit noi non facciamo un copia e incolla delle singole domande che fanno le persone, ma utilizziamo un tool gratuito di Google Chrome, un'estensione di Google Chrome che si chiama Instant Data Scraper, che è questa qua, che ha questa icona della Pokéball, quella dei Pokémon, e praticamente grazie a questo noi possiamo estrarre in modo veramente velocissimo, in pochi secondi, tutte le informazioni che noi vogliamo da una determinata pagina web. Con i gruppi Facebook purtroppo non funzionano, l'ho provato, però con Reddit sì, e adesso vi faccio vedere come funziona. Noi andiamo qui e già l'avevo installato e andiamo a selezionare Instant Data Scraper. Ecco, come potete vedere, nel mio caso lui già ha estratto automaticamente tutte le informazioni che io voglio. Vedete, in questa colonna qua lui mi ha messo tutte le domande che vengono fatte su questa determinata pagina che avevo già aperto, che è questa qua, è questa pagina qua di Google Chrome, cioè la pagina Reddit in cui si parla di giardinaggio. Ecco, praticamente a me me l'ha già fatto in automatico, però se volete usarla per la prima volta voi dovete aprire in una tab la pagina da cui volete estrarre i dati, le informazioni, e poi aprite Instant Data Scraper, che se lo aprite per la prima volta questa parte qua dove vedete queste righe e colonne sarà tutta vuota. Voi appunto gli dite intanto infinito scroll, lo dovete selezionare se la pagina che volete diciamo da cui prendere le informazioni sono di quelle che hanno uno scorrimento infinito, ovvero via via che andate giù, come potete vedere, piano piano carica nuovi contenuti. Se invece deselezionate infinito scroll, voi dovete dirgli dov'è il bottone sul sito prossima pagina, perché ovviamente ad esempio su Trustpilot non va all'infinito lo scrolling, non ricarica automaticamente i contenuti, ma per vedere nuovi dati, nuove recensioni dovete andare in fondo e cliccare su prossima pagina. Quindi in quel caso dovete anche dirgli a Instant Data Scraper qual è il bottone prossima pagina. Però nel nostro caso non ce ne frega, perché questa è una pagina che appunto carica in automatico nuovi contenuti via via che andiamo giù, quindi avete capito. E poi una volta abbiamo selezionato questo, noi dobbiamo semplicemente dirgli start crawling e lui inizierà a raccogliere i dati. Bene, come potete vedere lui qua ha raccolto già in una colonna
tutte le cose che ci interessano a noi, ok? Quindi questo colonno qua, lui ha ammesso le domande che fanno le persone su Reddit e noi possiamo andare a copiare magari in un altro foglio, sempre su Google Sheet, magari ci mettiamo, chiamiamo Reddit, e queste sono altre informazioni molto simili a quelle dei gruppi Facebook, oppure possiamo direttamente andare su ChatGPT e dirgli, in base alle domande fatte su Giardinato, indicami quali sono i dubbi e le domande più alle. Vediamo un po' cosa ci dice. Problemi con parassiti. Addirittura mi dice anche ragni rossi. Ovviamente più informazioni ci mettete, meglio è, più avete delle risposte anche da ChatGPT accurate, però non volevo fare durare troppo questo video. Ecco, salute delle piante, cura delle piante, risolvere problemi specifici, aiuto per una pianta di lampone. Ecco, come potete vedere, nel caso noi avessimo un negozio di giardinaggio e volessimo fare dei contenuti che siano appetibili, che siano interessanti, utili per chi ci segue, quindi guadagnarci la loro fiducia. In questo modo noi abbiamo direttamente delle idee, delle basi per appunto dei contenuti che sappiamo già essere utili perché le persone online le hanno chieste, hanno espresso esplicitamente il loro bisogno di informazioni su questi temi. E tra l'altro questo processo che vi ho appena illustrato è utile non solamente per trovare idee per i contenuti, ma anche proprio per fare un'analisi di mercato, no? Per vedere quali sono le principali criticità, i principali dubbi e i principali pain point delle persone nel nostro pubblico target. Quindi da qui possiamo anche avere idee non solamente per i contenuti, ma anche proprio per idee di business, per prodotti o per servizi che magari non vengono già soddisfatti da altri concorrenti nella nostra area. Quindi questo è veramente un processo che vi invito ad imparare, che come potete vedere è abbastanza veloce e ci dà delle informazioni veramente preziose. Se vuoi avere successo con il content marketing sui social per la tua attività, oltre ad avere idee per i contenuti, devi anche sapere come strutturare i contenuti in base agli obiettivi di marketing. Per questo ti invito a vedere anche quest'altro video in cui spiego proprio come strutturare appunto i contenuti in base ai tuoi obiettivi.